asperges me. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare tua nobis. Domine exaudi rationem mea. Et clamo meo sacre regna. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, emiter ingeri Sanctum Angelum Tum de Celis, qui custodia povea protega visdeque defenda, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum Nostrum.
gloria in excelsis Deo. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiter Deus, qui unc die beati gaudensi confessori tui acque pontifici solennitate consecrasti, presta quesumus, o coius festa celebramus in terris, ipsis patrocinio ad vita perveniamus aeterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum finium tuum, qui tecuvit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, infirmitate nostra propizio respice, aquea protegendo nos dexere tue maiestatis extende. Per Dominum nostrum Iesum Christum finium tuum,
quid te qui vite regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Fratres, memento te prepositorum vestrorum, quim vobis locutus sunt verbum Dei, quorum intuentes exitu conversationis, imitamini fidem. Iesus Christus eri et hodie, ipse et in saecula. Doctrinis varis et peregrinis nolite abduci. Optimo est in gratia stabilire cor, non escis, quae non profuerunt ambulantibus in heis. Habemus altare, de quo edere non habem potestatem, qui tabernaculo de servium. Quori eni animalium infertum, sanguis pro peccato, in sancta per pontificem, orum corpora cremantur extra castra. Propter quod et Iesus, u santificare per sum sanguinem populum, extra portam passus est. Exeamus igitur ad Deum, extra castra, improperium eius portantes. Non eni habemus immanentem civitatem, se futuram inquirimus. Per ipsum ergo feramus ostiam laudis semper Deo, id est fructum labiorum confidentium nomini eius. Beneficentiam autem e communionis nolite oblivisci, talibus eni hosti promeretur Deus. Obedite prepositis vestris e subiacete eis. Ipsi eni per vigilam, quasi ratione pro animabus vesti redituri. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria a te, Domine. In illo tempore disse Gesù discipoli suoi, vigilate qui nesciti, qui ora Dominus vester venturus si. Illi autem scitote, quania ciscire pater familias,
qua ora fur venturus esset, vigilare utique, e non sinere perfudi domum suba. Ido et vos esto te parati, quia qua enesciti oras filius hominis venturus eves. Quis putas est fidelis servus et rutes, quae constipi dominus suum super familia sua, udet illis dimu in tempore. Beatus illes servus, quae cum venerit dominus eius, in veneri sic faciente. Amen dico vobis, quae super omnia bona sua constituet tepebus. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi domestici con l'incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così. In verità vi dico, gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni». Sia lodato Gesù Cristo. Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così, cioè vigilante. In verità vi dico, gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. È ciò che è successo a San Gaudenzio, di cui oggi, 22 gennaio, con tutta la diocesi, facciamo la solennità. Patrono principale della diocesi, primo vescovo di Novara. Fu il domestico preposto, vigilante, con l'incarico di distribuire il cibo al tempo opportuno. Cioè il vescovo, vigilante, vescovo. Ed essendo stato fedele, con una vita integralmente cristiana, e quindi diventando santo, il padrone, cioè il Signore, Domine Dio, gli ha dato l'amministrazione di tutti i suoi beni. Che cos'è questa amministrazione? È la dispensazione delle grazie. I santi fanno le grazie perché, essendo stati preposti e vigilanti, fedeli al padrone e al Signore, dopo diventano coloro che dispensano per conto del Signore le grazie, raccolgono le nostre preghiere e intercedono e sono il tramite delle grazie. Se avessimo chiesto 150 anni fa perché si venerava San Gaudenzio, il popolo avrebbe detto: perché è un grande santo che fa grandi miracoli. Fa grandi miracoli. Miracoli di guarigione, miracoli di liberazione degli ossessi dal demonio, miracoli per il popolo, ha salvato la città di Novara dal grande incendio. Gli stessi miracoli che consideravamo domenica scorsa, con il Vangelo
di Cana di Galilea che dà inizio appunto ai miracoli di Gesù. La vita di nostro Signore è piena di miracoli, la vita dei santi di San Gaudenzio è piena di miracoli perché conformati al Signore diventano altri Gesù Cristo e compiono le sue opere. Dopo, se si è avuto la moda di dire che non c'è niente di sicuramente storico in queste cose, come ha voluto... Allora, se togli i miracoli dalla vita del Signore e togli i miracoli dalla vita di San Gaudenzio, non entra quasi niente. Te ne ho cinque righe. Capite dove sta l'inganno? Il popolo ha seguito i santi perché i santi sono stati preposti dal Signore a capo di tutta l'amministrazione delle grazie e quindi vai dal santo a chiedere la grazia, a tutte le grazie. Quelle spirituali, quelle materiali. E così, ed è per questo che nell'epistola della Messa di San Gaudenzio, che è la lettera, un brano della lettera agli ebrei, ci viene detto: ricordatevi di quelli che sono stati a voi preposti, quelli che vi hanno guidato per conto del Signore, ricordatevi di loro, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, vi hanno detto la verità della fede cristiana e considerando l'esito del loro tenore di vita, guardate com'è finita la loro vita, dov'è finita la loro vita, considerando l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Allora noi oggi domandiamo tutte le grazie necessarie a San Gaudenzio, vi chiedo di rinascere in questo spirito di vera fede cattolica. Avete delle grazie da chiedere? Avete, no? Chiedetele. Con più decisione. Non in modo velato, con la semplicità dei cattolici di sempre. Tutte le grazie. Ma mentre chiedete le grazie, e voi sapete che domandare la grazia già ti impegna a essere serio poi, perché se la ricevi devi prendere sul serio il miracolo, devi dare anche tu la vita al Signore. Allora, domandando ciò che ha bisogno nella nostra vita, cioè di cui c'è bisogno, disponiamoci, come dice la lettera agli ebrei, a imitarne la fede. Imitiamo la fede di San Gaudenzio. Due accenni molto, molto, molto semplici. Data di nascita, a Ivrea, anno 327, non 1300, 327. 327 dopo Cristo. Morte intorno al 418. Convertito, famiglia pagana, dobbiamo pensare che la fede è arrivata nella nostra terra. La nostra terra non era cristiana. La fede la si riceve. Convertito al cristianesimo dal grande Sant'Eusebio di Vercelli. Quante volte abbiamo considerato, facendo il pellegrinaggio a Europa nei 9 anni della novena, la fede e l'opera di Sant'Eusebio. Questa cosa mi fa dire subito, insisto, che dobbiamo non dimenticare che la fede la riceviamo. La riceviamo da un altro, da altri. Non è qualcosa che emerge in noi. Qual è il modernismo che dice che la fede emerge in noi? Fede la riceviamo perché ci è stato annunciato Gesù Cristo e ci è stato partecipato con i sacramenti, cioè la sua grazia. Allora c'è un uomo preciso per San Gaudenzio, è Sant'Eusebio di Vercelli. E lui vive come figlio di Sant'Eusebio. Se la fede la riceviamo, noi dobbiamo riconoscere un padre. Non si riconoscono dei padri, ma un padre. Quando uno riconosce dei padri è schizofrenico, capite? Se un bambino ha 2 o 3 papà, non capisce più niente. Deve averne uno. Nella fede è così. Chi ti ha generato nella fede? Per Gaudenzio era chiaro.
è Sant'Eusebio. Seguo Sant'Eusebio. Lui è padre per me nella fede, io sono suo figlio. Sono figlio. Figlio è più che discepolo, perché il figlio segue il padre e fa opere più grandi del padre dopo. Discepolo è un qualcosa di meno. Figlio. Figlio è una libertà, è un'affezione totale nei confronti del padre. Lo segue così tanto che quando Sant'Eusebio, voi sapete, siamo nel periodo della grande crisi ariana, delle grandi lotte contro la divinità di Gesù Cristo da parte degli ariani e per la difesa della divinità di Gesù Cristo da parte dei veri cristiani cattolici. La maggioranza dei vescovi era ariana. Sant'Eusebio è cattolico, difende la fede. A un certo punto, con il cambio dell'imperatore, l'imperatore è più propenso verso gli ariani, ma perché era la maggioranza? Sembrava la cosa giusta quell'eresia. E viene mandato in esilio. Ebbene, cosa fa Gaudenzio? Che riconosce la paternità di Eusebio, lo segue a Scitopoli, va a Scitopoli, sta con lui. Sta con lui non tanto per una carità verso Eusebio, ma perché non potevo, come faccio a vivere la fede senza il padre che mi ha generato? Vado dove è lui, in esilio, pensate. Questa cosa la si considera poco di Gaudenzio. Dopo, siccome è figlio, obbedisce al padre. Eusebio gli dirà, Vercelli è abbandonata. Pensate l'animo di un vescovo in esilio, che sa che i lupi rapaci sono pronti a divorare nella fede i suoi figli di quella terra che è lontana per lui perché è in esilio. E gli dice, torna a Vercelli, occupati dei cristiani, fa quello che io non posso fare. Non era vescovo Gaudenzio. E va, siccome è figlio, fa. Si allontana dal padre per fare l'opera del padre. Torna a Vercelli. Considerate la santità di San Gaudenzio. Per questo che dopo fa i miracoli, perché ha vissuto questa obbedienza e questo amore al Signore integralmente. E santo Gaudenzio, perché ha vissuto poi, e questa era l'impronta di Eusebio, la fede, riconoscendo il padre Eusebio, ma riconoscendo che aveva dei fratelli nella fede, non si vive la fede da soli come dei pazzi. La fede si vive fondando la Chiesa cattolica. Infatti vivrà quella vita che si chiama canonicale, di preghiera comune, di vita sacerdotale intensa, vissuta insieme, se volete, come dei monaci, ma che sono pronti poi ad andare a portare la fede e i sacramenti a quelli che la chiedono. Per secoli la vita canonicale a fianco alla vita monastica è stata, come dire, la perla preziosa della Chiesa. Perché uno vive la vita canonicale, che Eusebio è un padre di questa vita, vita dei sacerdoti in comune, perché possono pregare e santificare. È un distacco dal mondo, perché il rischio era già presente che il clero diventasse come tutti. Allora devi essere distaccato dal mondo per fare il bene al mondo. Ma per essere distaccato dal mondo devi stare con quelli che vogliono una vita intensa di fede, per essere tutti di Cristo, per vivere i consigli evangelici, perché sia possibile la tua santificazione. Questo è un richiamo anche per noi. Come dobbiamo riconoscere chi ci ha generato nella fede e seguirlo? La vita cristiana nasce così, così dobbiamo vivere intensamente la vita di fede con i fratelli nella fede, quelli più convinti, per aiutarci nel richiamo, nel seguire i comandamenti, nel vivere la preghiera. Quanto è importante che parliamo delle cose di Dio tra di noi. Come facciamo spesso, grazie a Dio, ma dobbiamo farlo. Questo è un po' come la vita canonicale, no? Che non entri il mondo nei nostri discorsi, che entri Dio e la sua opera. Facendo così, era grande amico di Sant'Ambrogio, il grande Ambrogio di Milano,
proprio perché l'amicizia nella fede per uno che fa la vita canonicale è importantissima. E proprio per questo, quando poi morì Sant'Ambrogio, San Gaudenzio, fu nominato, eletto, consacrato, vescovo, da San Simpliciano, successore di Ambrogio, come vescovo di Novara. Cioè, dopo che tu vivi la figliolanza verso un padre nella fede, dopo che tu vivi intensamente la fede con gli altri, dopo ti è chiesto di fare l'opera, di farla compiutamente. E allora prese la responsabilità totale di questa terra, dove c'era ancora molto da fare. Pensate quante sacche di paganesimo c'erano in quella fine del IV secolo, inizio del V secolo. Quanto c'era da fare. Ma fece il vescovo per 20 anni, mi sembra, no? In modo mirabile, esercitando la carità, la misericordia, l'annuncio della fede, che lui aveva già fatto questo, perché lui era già arrivato, prima di essere vescovo, nel basso novarese, per catechizzare, per insegnare la dottrina cristiana, per continuare l'opera di Eusebio. E facendo, compiendo, ma questa è una grazia di Dio, non è una sua bravura, miracoli già in vita, per cui dopo morte questo ricorso alle sue grazie è stato enorme, enorme. Ancora qualcuno ricorda solo 40-50 anni fa come a Novara si cercassero le grazie. Oggi c'è il rischio che il cristianesimo si cambi. Come dire, facciamo festa per San Gaudenzio perché è il primo vescovo. Questo sarebbe una commemorazione civile. No, perché è il grande santo. Tra l'altro primo vescovo, grande santo. Domandiamo allora la grazia di vivere così, così. Come la fede, siccome la fede la riceviamo, dobbiamo imparare a vivere una figliolanza. E siccome la fede è come forma, da corpo, al corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, viviamo intensamente la fede tra di noi. Che San Gaudenzio, nostro patrono, interceda per noi perché sia salvaguardata la vita cristiana e la vita della Chiesa in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in unum de bebebum.
Dominus vobiscum. Oremus. Orate, fratres, omnipotentem, suscita per noi un sacrificio delle mani costosi, ad laudem et gloria nominis tui, ad utilitate corpore nostra, protisque spese sua
per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sobores un cobordava. Gratiamus agavamus, Domino godevo nostro. Divinum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum est salutare. Nos tibi semper et ubique gratiamus facere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne vedevebus, per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tua laudant angeli, adorant dominati iovones, tremum potestates. Celorumque virtutes, abbeata Seraphim, sova vocia, esortatio bone e concelebra. Cum quibus e nostras voces, ut admiti iubes de prevecamur, supplici confessio bone dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Adonis Deus, Thank you.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, e divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini, si semper, vobiscum. Et cum spiritu tuo. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissis peccatis vesti, perducat vos a vitam aeterna. Indulgentia, ma solutione remissione peccatorum vestrorum, tribua vobis omnipotens et misericord Dominus.
Ecce agnus Dei, ecce quitolit peccata mundi, et Domine non sunt dignus ut inter sub tectum meum, se tanto di verbo et sanabitur anima mea. Et Domine non sunt dignus ut inter sub tectum meum, se tanto di verbo et sanabitur anima mea. Et Domine non sunt dignus ut inter sub tectum meum, se tanto di verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia tra la tua vita. Custodia tra la tua vita materna. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia tra la tua vita custodia tra la tua vita materna. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia tra la tua vita materna. Custodia tra la tua vita materna. Corpus Domini Gesù Cristo, custodia tra la tua vita materna. Corpus Gesù Cristo, custodia tra la tua vita materna. Corpus Domini Gesù Cristo. Thank you.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Prestem aquesumus omnipotens Deus, ut de perpetui muneribus gratias ibentes, intercedente beate Gaudentio, confessore tua pontifice, beneficia potsi ora sumamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, finem tuum, qui tequit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Quos tantis Domine largiri ut mysteriis quesumus, ut effectibus nos eorum veraciter raptare digneris. Per Dominum nostrum Iesum Christum finem tuum, qui tequit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ivite, missa. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Vobis in vitam eternam.